Anche i musei di Teggiano aderiscono al progetto per la ricostruzione del sisma di Amatrice. Questo lo slogan messo in atto dalle collezioni d'arte teggianesi e promosso dal settore cultura del comune, in coordinamento con la diocesi di Teggiano-Policastro, guidata dal vescovo Monsignor Antonio De Luca. In parallelo a quanto annunciato dal ministro Dario Franceschini per i musei statali italiani, domenica 28 agosto il Museo Diocesano ed il Lapidario di Anense, il Museo delle Arti e Tradizioni Contadine e Popolari, il Museo delle Erbe e il Museo di San Cono apriranno le loro porte ai visitatori, con l'intento di raccogliere i proventi della bigliettazione da devolvere ad interventi sul patrimonio culturale danneggiato dal sisma degli scorsi giorni, nel Reatino, in Umbria e nell'Ascolano. I proventi derivanti dai biglietti serviranno per la ricostruzione del sisma e soprattutto per interventi sul patrimonio culturale danneggiato. Una doppia occasione, quindi, per visitare insieme le splendide raccolte d'arte e di storia della città-museo e contribuire, fattivamente, al recupero del ricco patrimonio delle cittadine distrutte dal terremoto di questi giorni. La visita ai musei e dal racconto descrittivo dei luoghi va in parte anche a rimembrare gli infausti giorni che colpirono i territori campani ed irpini nel tragico sisma del 1980 e dalla successiva ricostruzione da cui le realtà museali ne sono in gran parte scaturite.